Benvenuti ad un nuovo appuntamento con TSD Notizie Kids. Il telegiornale dei bambini e dei ragazzi è realizzato in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Francesco Severi di Arezzo, in particolare le classi prima G e seconda A, e da quest'anno anche con il contributo dell'Istituto Comprensivo di Civitella in Valdichiana. Benvenuti! Apriamo l'edizione di oggi parlando di scuole e teatro. È arrivata alla sua 17ª edizione la rassegna teatrale Messaggi, che vede impegnate le scuole della provincia di Arezzo. I ragazzi che durante l'anno hanno seguito laboratori diretti da compagnie di professionisti si sono esibiti in una serie di spettacoli. Andiamo a vedere anche noi sul palco e dietro le quinte. Giunge dunque alla sua 17ª edizione la rassegna dedicata ai laboratori teatrali delle scuole, protagonisti gli studenti. Qual è il programma di questa edizione? Allora, questa edizione è iniziata martedì, finirà sabato. Si avvicenderanno sul palcoscenico del Teatro Pietrelcina, ma per quello che riguarda sabato del Teatro Mecenate, i risultati finali di laboratori appunto scolastici svolti da una decina di istituti scolastici della nostra provincia e coordinati da altrettante compagnie o operatori teatrali professionisti. Questo è molto importante perché si crea una relazione, una collaborazione tra insegnanti di riferimento delle scuole che lavorano all'interno della scuola per promuovere e per risolvere le varie problematiche, diciamo, legate alla realizzazione dei laboratori, e professionisti esterni, operatori teatrali che appunto lavorano durante tutto l'inverno dentro le scuole con gruppi di ragazzi che vanno dai 7, 8 anche ai 20 ragazzi. Coinvolti gli studenti, il teatro per loro può dunque essere un importante elemento nel percorso professionale? Sicuramente sì, 17 anni di esperienza tra l'altro lo dimostrano in maniera evidente, perché questo è il tempo che ha maturato di esperienza la rassegna Messaggi, che nonostante crisi e problematiche legate al reperimento delle risorse è riuscita nell'arco degli anni a dare un'occasione di formazione ai ragazzi legata al mondo dell'espressività e del teatro. E cambiamo argomento, nasce ad Arezzo la Casa delle Culture. Grazie al contributo dell'Unione Europea, dove sorgeva la caserma Cadorna, ora c'è un luogo speciale per incontrare persone, culture e tradizioni. I tanti stranieri che vivono nella nostra città avranno così l'occasione di imparare la nostra lingua e conoscere meglio le nostre usanze, grazie a un polo che si propone di accogliere, far crescere e ambientare tutti, italiani e non. Arezzo, che ormai è una città aperta anche grazie al commercio, si dota così di un luogo che tra svago e dialogo spera di diventare una realtà utile a tutti. Vediamo il servizio. Negli spazi occupati fino a pochi anni fa dalla caserma Cadorna, a fianco degli innumerevoli servizi che vi ci sono stati trasferiti in questi ultimi anni, ci sarà anche la nuova Casa delle Culture. Uno spazio di quasi 600 metri quadrati, collocato su due piani, dotato tra le altre cose di un teatro e una cucina industriale, e tutto dedicato ai temi dell'integrazione. Abbiamo costruito, grazie al contributo dell'Unione Europea, questa Casa delle Culture, così l'abbiamo chiamata. Essa servirà a creare occasioni di integrazione, vuol dire insegnare alle persone a parlare la lingua italiana, insegnar loro la cultura del paese in cui vivono, aiutare i bambini a crescere italiani, ma d'altra parte parlano un aretino tutti terribile, e creare le condizioni perché tutti si possano sentire cittadini della città di Arezzo prima possibile. Il progetto aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nel 2009 con la prima giunta Fanfani. Dopo i lavori costati complessivamente 900.000 euro, di cui 500.000 provenienti dall'Unione Europea, l'immobile che versava in condizioni critiche è stato adesso recuperato. Questa sarà una sede, la sede privilegiata per attività di tipo interculturale ed internazionale. Va nella prospettiva della crescita di Arezzo sul piano internazionale. Arezzo è anche la prima città per export della regione toscana, ha l'11% della popolazione di origine straniera, il 15,6% nelle scuole, e questo sarà uno spazio privilegiato per lo scambio tra le culture. Continuiamo a parlare della nostra città e di un'iniziativa per renderla più bella e più pulita.
Si chiama infatti Settimana del Decoro Urbano. La 7 giorni che dal 26 maggio al 1 giugno si propone di far imparare ai cittadini il rispetto per la città e per l'ambiente. All'iniziativa hanno preso parte tante realtà aretine, come quartieri e circoscrizioni, e anche le scuole, per mettere in pratica le conoscenze acquisite. I ragazzi riordineranno e in alcuni casi imbiancheranno le classi, un piccolo passo verso un maggior rispetto della realtà in cui viviamo. Vediamo. Saranno più di una ventina le realtà tra associazioni, scuole, centri sociali e quartieri del Saracino che aderiscono alla Settimana del Decoro Urbano. Ognuna di esse sarà impegnata in interventi di recupero e salvaguardia di un angolo di città attraverso per esempio il taglio di erbacce, l'imbiancamento di un muro pieno di scritte, interventi di piccola muratura o infine promuovendo attività di carattere culturale per sensibilizzare sui temi del rispetto dei beni comuni. Questa settimana è importante per richiamare l'attenzione di tutti i cittadini di Arezzo a voler bene alla propria città e avere cura del proprio patrimonio e dell'ambiente in cui vivono. Noi stiamo mettendo in fila varie azioni, ovviamente l'aggiornamento di tutti i regolamenti per richiamare appunto al rispetto delle regole di convivenza civile, ma anche mettendo insieme varie forme di partecipazione da parte dei cittadini, penso alla consulta delle associazioni, così come anche al servizio di utilità che deve essere ampliato, agli ecovolontari, cioè cittadini che si rendono disponibili per anche in poche ore del proprio tempo libero, però per dare un contributo di miglioramento alla città. A fianco delle azioni concrete, l'iniziativa ha già fatto nascere un vivace dibattito su come rendere più bella e accogliente la propria città, stimolando partecipazione e confronto tra diverse realtà. Durante l'anno è stato fatto un bellissimo progetto che si chiama Decoriamo la città, che ha coinvolto 17 classi e che ha praticamente sensibilizzato i bambini e i ragazzi proprio sul concetto di bellezza e di osservazione di quello che abbiamo intorno. Alla fine, quindi adesso, noi faremo in alcune di queste classi dei lavori proprio molto concreti, dalla rimbiancatura delle aule alla pulizia, alla risistemazione, cose anche piccole, risistemare le carte geografiche, i manifesti in un certo ordine. Si sono accorti finalmente che anche nell'ambiente in cui vivono tutti i giorni magari c'erano delle cose che non potevano essere migliorate. E adesso Jessica, parliamo di un argomento molto attuale, il rapporto genitori e figli nell'era del web. Si è tenuto infatti presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Arezzo un corso su questo tema. Dal dibattito è emersa l'importanza del dialogo tra ragazzi e genitori e il bisogno di stare al passo con i tempi che cambiano velocemente. Scopriamo come nel servizio. Genitori e figli nell'era del web, un connubio spesso non facile, a volte che crea anche ansie da parte dei genitori. Quali sono le linee guida da seguire o i pericoli da scampare in questo ambito? Ovviamente non ci sono ricette magiche, però ci sono una serie di iniziative che possiamo prendere prima di tutto insieme. Cioè, questo non è un tema in cui la singola famiglia possa da sola pensare di risolvere il problema. In un'alleanza educativa con altri questo è già diversamente affrontabile, ad esempio la percezione che i comportamenti sono diversi a seconda dell'età dei figli, ovviamente, perché una cosa è se parliamo di bambini, un'altra è se parliamo di adolescenti. E poi la questione fondamentale rimane quella educativa. Noi abbiamo certamente alcune tecniche a disposizione, ma l'elemento fondamentale è quello che prima di tutto vede formarsi noi, gli adulti, gli educatori, gli insegnanti, e sulla base di questo sarà possibile poi avere anche invece un'attenzione verso tutti quegli aspetti positivi, e sono tanti, che gli ambienti digitali mettono a disposizione. Credo che ci sia sempre da scoprire, anche come insegnante, insegno al liceo scientifico, avere una dimensione anche umana e più aperta e disposta al dialogo, credo che sia veramente per tutti una cosa molto piacevole, interessante e da seguire. Quindi anche come genitori non dobbiamo dare per scontato di saper fare, ma bisogna un pochino ripartire da capo tutte le volte, perché i ragazzi davanti a noi cambiano e quindi bisogna entrare nel loro linguaggio, nella loro mentalità. Bene, questa era l'ultima notizia. Siamo giunti alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo che per segnalare progetti e iniziative potete scrivere a kids@tsdtv.it e continuate a seguirci anche su www.tsd.it. Bene, da Jessica e Elena un buon proseguimento di giornata con i programmi di TSD. Arrivederci.